Quest'uomo era un giurista, era un militare ed era un omosessuale. Fino al momento della mia morte guarderò con orgoglio indietro a quel giorno, 29 agosto del 1867, quando trovai il coraggio di lottare faccia a faccia contro lo spettro di un'antica idra irata che da tempo immemorabile stava iniettando veleno dentro di me e dentro gli uomini della mia stessa natura. Così scriveva Karl Heinrich Urlitz, nato vicino ad Hannover, in Germania, nel lontano 1825, scrittore, poeta e giurista tedesco, eroe della lotta di emancipazione e liberazione omosessuale. Oggi al cimitero dell'Aquila, dove riposano le sue spoglie, la commemorazione a cura della Fondazione Massimo Consoli e dell'Arcighè dell'Aquila. Urlitz visse e morì all'Aquila e la sua tomba fu scoperta nel 2000 dal compianto scrittore Massimo Consoli, storico e giornalista, al quale è stato intitolato il primo Arcighè nato in Abruzzo all'Aquila e al quale è intitolata la fondazione che tutt'oggi porta il suo nome, fondata dai suoi amici storici precursori dell'attuale attivismo sociale. Profondo conoscitore della lingua latina, Urlitz è il capostipite della comunità omosessuale internazionale, colui che ebbe il coraggio, in tempi molto difficili ed in un'epoca piena di pregiudizi a metà del 1800, di dichiararsi omosessuale, lottando a livello culturale oltre che politico per l'affermazione dei suoi diritti civili e di quelli di tutti gli altri. All'inizio degli anni 70 scoprimmo questo personaggio e scoprimmo anche che era morto in Italia e in particolare aveva passato gli ultimi anni della sua vita all'Aquila, quindi all'Aquila doveva esserci la sua tomba, perché lui non era stato riportato in patria. E lì iniziò tutta una ricerca in cui Massimo Consoli fece proprio il detective con l'aiuto del frate che ha aveva in custodia l'archivio del cimitero. Fecero tutta questa ricerca e riuscirono a individuare dove era questa tomba e la trovarono qui accanto alla cappella Persichetti, perché il marchese Persichetti aveva cercato di aiutare Urlitz mentre era all'Aquila, anche se lui non voleva aiuti da nessuno. La Fondazione Consoli si occupa da tanto tempo di organizzare la commemorazione, dando appuntamento a chiunque voglia partecipare al cimitero dell'Aquila, ogni ultima domenica d'agosto, davanti all'entrata principale. Sulla lapide colorata di Urlitz oggi anche tanti aquilani. Il giorno del suo compleanno, nel 1867, mentre si discuteva per varare il famigerato paragrafo 175 in Prussia, paragrafo che significava praticamente la pena di morte, la persecuzione di tutti i comportamenti omosessuali, quest'uomo ha avuto il coraggio, davanti a tutti i suoi colleghi, 500 giuristi riuniti a Monaco di Baviera, davanti a tutti questi suoi colleghi, di fare un discorso appassionatissimo nel quale ha cercato di spiegare che lui e tutti i suoi amici vivevano in un modo pazzesco questa cosa ed erano delle persone normalissime, civilissime. Loro lo conoscevano e i suoi amici erano come lui. Per cui sapere che queste persone avrebbero avuto la vita completamente distrutta da una legge di questo genere fece questa difesa così appassionatamente che nessuno so di niente. Anzi. Ecco, a tanti anni di distanza, che cosa è cambiato in una società ancora piena di barriere mentali? Purtroppo temo ben poco e soprattutto io penso che se qualcuno facesse una cosa del genere davanti alla magistratura italiana, probabilmente noi non abbiamo il paragrafo 175 e anche in Germania finalmente è stato abolito dopo qualche anno, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, però, anzi abbastanza recentemente, però io sono convinta che comunque le reazioni sarebbero ben diverse.